Zingaretti a Napoli a fare il pre-lancio della campagna congressuale e ha avuto, diciamo, parole di apertura per De Luca e anche, diciamo, nei suoi confronti anche più sfumate, diciamo. E come legge? Come il diavolo dell'acqua santa, cioè Zingaretti è un po' confuso, deve scegliere. Il dialogo con Zingaretti si può fare, ma con De Luca è impossibile, non solo il dialogo politico, con De Luca è impossibile anche il dialogo istituzionale, quindi abbiamo già visto troppe volte un PD che quando ti incontra da vicino ti dice mamma mia non se ne può più con questa nostra classe dirigente e poi non hanno il coraggio di cambiare. Se vogliono cambiare veramente avranno un interlocutore sicuramente corretto e leale in Luigi De Magistris, che non significa un'alleanza politica, ma significa un dialogo. Se invece si dice voglio dialogare con De Luca, stiamo parlando di politica, non di istituzioni, dialogare con De Luca e dialogare con De Magistris, si mettono insieme due persone divise profondamente, quindi lui può scegliere da che parte stare, deve scegliere lui. Quindi finora non ha visto molto di Vabbè, nuovo. Zingaretti però sta alla pretattica, che cosa sta, come l'abbiamo chiamato? Siamo alla pretattica. Io sono invece soddisfatto che vedo molti militanti e dirigenti importanti del Partito Democratico che hanno la consapevolezza di voler cambiare, che io ho incontrato in questi giorni e con i quali si può discutere anche per un'importante coalizione civica dal basso in vista anche delle regionali. Attenzione, quindi io vedo un grande fermento. Chi viene da fuori, siccome in genere chi viene da fuori in questi 7 anni e mezzo ha sempre molto parlato male della dirigenza locale, diventa anche un po' ingiusto perché secondo me fa parte della tua dirigenza e i temi politici si affrontano pubblicamente. Però poi quando c'è stato il momento delle scelte hanno scelto sempre la parte che io reputo politicamente peggiore. Se invece si ha la consapevolezza che si può creare un qualcosa veramente di diverso, con persone diverse, con persone credibili, un percorso di apertura verso una coalizione civica rinnovata, noi siamo interessati al dialogo. La frase di Zingaretti è veramente, sembra un po' la frase di quando si ascoltava con tutto il rispetto Forlani o quelli là che facevano un discorso anche di mezz'ora, alla fine aveva detto tutto e il contrario di tutto. Quindi se dici voglio dialogare con De Luca e voglio dialogare con De Magistris, significa quantomeno che non conosci quello che sta accadendo a Napoli e nella regione Campania, con tutta la simpatia per Zingaretti, perché poi tra l'altro è pure una persona, come dire, rispettabile, con cui ho anche un ottimo rapporto. Qua stiamo parlando di politica.